Qua con i ragazzi della Crotonese dopo questo pareggio ottenuto contro il Boccadasso, un pareggio che lascia un po' l'amaro in bocca. Chiediamo subito al portiere Luca Ferrario un'impressione sulla partita di oggi. È stata una partita che non abbiamo dominato, ma quasi, perché abbiamo preso un tiro in porta, un gol, abbiamo avuto altre 6 o 7 occasioni, non siamo riusciti a farlo, salvo il pareggio di Jacopo Rugari. Dovevamo vincere e non ce l'abbiamo fatta. Bene, chiediamo anche ad altri ragazzi che erano oggi a disposizione della squadra di mister Rubén Padi, chiediamo come hanno visto la partita e come vedranno il prossimo scontro con la Parese, che sarà uno scontro abbastanza importante per la classifica. Abbiamo qua con noi Luca Quaretti, una breve opinione. No, è stata una partita che forse abbiamo faticato a ingranare, non l'abbiamo sbloccata. E poi vai sotto e sono partite che diventano difficili. Abbiamo provato, poi Jacopo ha fatto un gran gol, però ci è mancato un po' anche di cinismo e non siamo riusciti a prendere la vittoria. Però andiamo avanti, poi si vedrà. Con noi anche Luca Colaiacovo, altro portiere della Crotonese. La Parese, che partita sarà? La Parese sarà una partita difficilissima perché è normale, sono una corazzata che ormai viaggiano alla grande, quindi sarà dura, però cercheremo di berci su come facciamo stasera dopo questo brutto pareggio che abbiamo fatto oggi, però sempre con la forza che abbiamo dentro del gruppo e di tutti. Sicuramente faremo una gran partita sabato, aspettatelo. Forza Cogo sempre. L'ultima chiosa la chiediamo No, al dai. difensore Fabio Ma Pizzolara. in tribuna non L'ultima posso. parola. Cosa devo dire? Andiamo a vincere con la presa, ragazzi. Andiamo a vincerci. Ciao, 6-0. forza Cogo.